Pregari. Allora, cosa dite allora? Sì, ma io intanto ti volevo presentare Massimiliano. Massimiliano ha 40 anni. 45. Qui le buste paga con le addizionali non sono ancora arrivate. Lui lavora alla Fincantieri, mutuo, due figli. Allora, io ho un mutuo, due figli, questo mese da pagare l'amministrazione, la messa dei bambini, il dentista che è diventato un optional per noi operai far curare i nostri figli e ho guadagnato 810 euro. 810 euro, io devo mandare avanti la famiglia, ma non mandare avanti la famiglia, perché anche il mangiare è diventato un optional per noi. Andare a fare la spesa, dobbiamo fare i salti mortali, dobbiamo inventarci come dar da mangiare ai nostri figli. Ma prima sentivo parlare la benzina per noi non serve più a niente, perché andiamo a piedi, non possiamo permettercela, è da ricchi anche la benzina. Lo vedete, quel signore, quel ragazzo di Bologna che si è dato fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, non è che l'ha fatto perché, l'ha fatto perché gli state mangiando il cuore, perché siete delle merde, siete degli assassini, ci state uccidendo, siete delle merde tutti i politici, tutti quanti, non avete dignità, pensate solo a voi. Pensate solo a vivere, io ho un problema di mangiare, assassini, siete degli assassini! Guardate fuori dalla finestra. Secondo atto.